Chi gioca in prima base è un progetto appunto che ci ha presentato la WISP ed è un progetto di inclusione perché ci consente di far fare attività sportiva a ragazzi e ragazze, bambini e bambine che frequentano già normalmente il nostro centro sportivo e fanno sport con noi, però questo ci consente di fargli fare attività sportiva all'estate gratuitamente. Cerchiamo di far fare gli sport che durante l'anno i ragazzi praticano, quindi dalla mountain bike al calcio, all'atletica e alle varie attività di ginnastica. In più, grazie alle piscine, riusciamo anche a fare attività in acqua. Quindi un'attività varia con i ragazzi più piccoli e con i ragazzi più grandi abbiamo introdotto quest'anno anche la possibilità di fare gite fuori, quindi gite culturali al centro, al Colosseo o gite naturalistiche nei parchi di Roma. Oh, abbiamo fatto anche gite sportive, parchi avventura e o piscine varie della zona. Siamo qui nel settimo municipio, il quartiere è uno dei quartieri più popolari e popolosi di Roma. Tantissimi abitanti, quindi abbiamo una varietà dei partecipanti. Abbiamo un contesto sociale variegato, quindi sia ragazzi con difficoltà che ragazzi invece che frequentano normalmente la nostra attività e fanno sport con noi. Questo è molto vario il contesto con il quale lavoriamo. L'associazione sportiva insieme alla famiglia e alla scuola è un'istituzione che deve dare dei valori e un'educazione ai ragazzi e questo è il primo aspetto che ricerchiamo e dopodiché una volta che abbiamo un insieme di regole condivise possiamo anche costruire un'educazione sportiva. Questo è molto importante per noi e sono un aspetto che ricerchiamo insieme anche collaborando con le famiglie e collaborando con un'associazione sportiva come la WISP o le varie federazioni.